La pedalata cicloturistica di solidarietà in bici contro il dolore, dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, è tornata a Sulmona e ha interessato le principali località del Parco della Maiella. La manifestazione, con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alla ricerca sul dolore, è stata ideata e promossa dal presidente dell'Associazione Amici della Fondazione ISAL, Gianvincenzo D'Andrea. Un evento ciclistico apprezzatissimo dal mondo della bici. È un evento ideato e promosso da me insieme al compianto Fernando Ranalli e oggi e ancora una volta noi come Fondazione ISAL vogliamo lanciare un messaggio di sensibilizzazione della popolazione al problema del dolore cronico e soprattutto di far conoscere le possibilità della terapia del dolore, e il ricavato verrà utilizzato per promuovere progetti di ricerca a favore dei malati di dolore cronico, e quindi è un giorno di festa ma è anche un giorno di attenzione nei confronti di chi in questo momento soffre e vorrebbe vedersi almeno considerato. L'amministrazione comunale rivolge un plauso convinto all'ISAL e al dottor D'Andrea, che è l'organizzatore di questa manifestazione, apprezzamento per l'ISAL per l'attività che svolge, apprezzamento per questa bellissima giornata di sport. Questi ragazzi che oggi pedalano stanno facendo una cosa bellissima, perché si sostiene la Fondazione ISAL e cerchiamo di dare una mano, un piccolo sollievo a tutte le persone che soffrono di malattie croniche. Purtroppo per la pandemia questa edizione per 2 anni non è stata organizzata, però l'abbiamo ripresa e speriamo di continuare, anzi sicuramente continueremo nel futuro, cercando sempre di migliorare e di organizzare altri eventi collaterali che possano dare importanza e lustro a questa manifestazione. È un successo degli sportivi, perché avere queste sensibilità in questo momento storico rappresenta un'ennesima vittoria dello sport anche a servizio della medicina e della ricerca. Fernando sarà comunque qui con noi? Sì, sicuramente, lui da lassù ci guarda tutti e certo non è... La sua mancanza si sente, però va bene, andiamo avanti lo stesso, cercando sempre di portare il suo ricordo in ogni manifestazione che lui ci teneva tantissimo. Centinaia di ciclisti che come un serpente variopinto sono partiti da Sulmona ed hanno pedalato sulle strade del Parco della Maiella, nello storico percorso che ha interessato le località di Canzano, Pesco Costanzo, Campo di Giove, per poi fare ritorno nella cittadina ovidiana. Complimenti all'organizzazione e soprattutto all'iniziativa. Ci saremo ogni anno presenti. Beautiful, we love the country, we love Sulmona, we love Abruzzo.